A Vienna, riunione dei paesi OPEC per discutere l'accordo tra Arabia Saudita e Russia sulla proroga ai tagli alla produzione di petrolio. Da Mosca il corrispondente Sergio Paini. Era stato il presidente russo Vladimir Putin ad annunciare l'intesa raggiunta con il principe saudita Mohammed bin Salman a Osaka durante il G20 in Giappone. Avanti per altri 9 mesi fino a marzo 2020 con i tagli alla produzione del greggio per tenere alto il prezzo del petrolio. Una proroga dell'accordo già in vigore dal 1 gennaio di quest'anno e che prevede una riduzione di 1,2 milioni di barili al giorno. Una partnership strategica, quella tra l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e altri 10 stati, tra cui la Russia, che puntano alla stabilizzazione dei mercati petroliferi riducendo o aumentando la produzione in base alla domanda di mercato. I rappresentanti dei paesi interessati si sono riuniti a Vienna per confermare l'accordo, anche se l'Iran, membro OPEC e tradizionale avversario dell'Arabia Saudita, non ha gradito le modalità della decisione. Serve unità, ha fatto notare il ministro del petrolio Zanganeh, altrimenti l'OPEC potrebbe morire se Riad e Mosca dovessero continuare ad agire unilateralmente. Sui mercati il petrolio è già in forte rialzo, superando i $60 al barile, ha raggiunto i massimi da maggio. Dall'inizio del 2019 il Brent è salito di oltre il 25%, ma molti, tra cui i russi, temono il rallentamento dell'economia globale e l'offerta americana. Gli Stati Uniti, fuori da entrambi i cartelli, OPEC e OPEC Plus, sono infatti diventati il primo produttore mondiale e continuano con la promozione dello shale oil, il petrolio di scisto.